Facciamo i ravioli con prosciutto e ricotta, ripieno preferito della mia famiglia. Per l'impasto abbiamo bisogno di farina, uova e sale. Versiamo la farina in spianatoia, facciamo un buco al centro e versiamo dentro le uova. Il sale ed iniziamo a mescolare le uova, raccogliendo man mano la farina esterna ai bordi. Continuiamo così fino a raccogliere tutta la farina. Ed ora incominciamo ad impastare, fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. La lavorazione dell'impasto durerà circa 7 minuti. Dopodiché lasciamo riposare l'impasto per circa 15 minuti, ricoprendolo con uno strofinaccio. Adesso pensiamo al ripieno. Abbiamo bisogno di ricotta, prosciutto crudo tagliato a tocchetti, formaggio grattugiato, uovo e prezzemolo. Mettiamo tutti gli ingredienti in scodella ed iniziamo a mescolare, amalgamandoli tra loro, aggiungendo un pizzico di sale e pepe nero, tanto quanto basta. Mescoliamo bene gli ingredienti tra loro e lasciamo riposare. Nel frattempo riprendiamo l'impasto dei ravioli. Lavoriamolo per pochissimi minuti. Siccome faremo la sfoglia con la macchina, procederemo in questo modo. Tagliamo l'impasto a tocchetti. Prendiamo con l'aiuto di un mattarello. Cospargiamo di farina e passiamo in macchina al numero 1 per 4-5 volte, poi al 3, 5 e 6, tale da avere una sfoglia finissima. Riempiamo un cucchiaino da caffè di impasto, mettiamolo sulla mano ed arrotoliamolo a tipo pallina. Mettiamolo sulla sfoglia e continuiamo così fino a finitura. Copriamo con un'altra sfoglia ed iniziamo a tagliare i nostri ravioli, esattamente come in video. Adesso i nostri ravioli sono pronti per essere cotti. Versiamoli in abbondante acqua e appena bollono, scoliamo e condiamo a piacimento. Alla mia famiglia piace il semplice sugo fatto con le polpette ed io li accontento. Vi ringrazio amici per aver guardato il video. Ciao!